pasando, pinta la pelota para Bona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y dice que tiene que tener por la derecha que siempre va a Bona, genio, genio, genio. Amici sportivi, bentrovati, quarto appuntamento con Assist, tutto il calcio di casa nostra, il primo bentrovato, benvenuto, come voi, Marco Mattiello. Sempre senza della mura, ormai ti sei intestardito a fare sta cosa, senza donne. Ciancio la inibisce, la barba ovviamente non è, insomma, non siete collegati con un covo dell'Isis, specifichiamo magari di questi tempi è utile. Dell'Isis, no, abbiamo fatto qualche scuola in più. Abbiamo fatto qualche altra scuola. Appuntamento ricchissimo di servizi, di contributi. Partiamo stavolta questa settimana con il ciclismo. Domenica a Nocera Superiore si chiude il primo Memorial Gennaro Ruggero, un criterium di ciclismo in tre tappe, definiamole così: Castel San Giorgio per la Run for Africa, Scafati il primo trofeo Vincenzo Nibali, fortunatamente non alla memoria di Vincenzo Nibali, e quindi domenica a Nocera Superiore il primo Memorial Gennaro Ruggero con una cronometro a coppia che si correrà per le strade di Nocera Superiore. L'appuntamento è alle 8:30. Marco, se sei d'accordo lancerei... Io lo lancerei, ecco, se ci fosse stata la Della Mura. Ma dove vai, bellezza in bicicletta? Via! Abbiamo un Mattiello in grandissima forma questa settimana. E allora, il primo servizio di oggi, di questa quarta puntata di Assist, è dedicata al ciclismo, a margine anche l'intervista con il presidente dell'associazione sportiva 00 Cycling, Candido Commiato. Vediamo. Si conclude domenica mattina a Nocera Superiore la prima edizione del Memorial Gennaro Ruggero, gara ciclistica in tre tappe dedicata alla memoria del compianto giudice di gara nocerino. La kermesse organizzata dall'associazione sportiva 00 Cycling in collaborazione con la SD Rum barra Ianicelli di Micco e l'associazione The Panthers di Scafati si chiude dopo la tappa inaugurale a Castel San Giorgio per la Run for Africa e quella di Scafati per il primo trofeo Vincenzo Nibali. Domenica mattina alle 8:30 la partenza della cronometro a coppia su un circuito di 3 km e 200 metri da ripetere tre volte. Partenza e arrivo fissati su Corso Matteotti. Dopo pochi metri, subito una doppia curva a sinistra per immettersi su via San Clemente, da percorrere in discesa poi, fino a svoltare prima su via San Pietro, poi sulla lunga via Petrone. I ciclisti affronteranno un'altra curva molto tecnica in seguito, verso sinistra, superando il sottopasso che conduce in leggera salita a via Napoli, prima della nuova piega a sinistra sulla stradina che conduce poi all'incrocio con via Vincenzo Russo. Ancora verso sinistra si procederà in velocità verso Piazzetta Filauro e, superato il passaggio a livello della stazione ferroviaria, nei primi due giri i ciclisti proseguiranno verso via Mazzini, svoltando su via Pittoni verso il completamento del giro. Stesso percorso per due tornate, con una variazione all'ultima che prevede la svolta da via San Clemente su Corso Matteotti per la volata finale. Tracciato interessante sul quale Antonio Minichino, leader della classifica generale, è chiamato a difendere 35 punti di vantaggio su Angelo Del Sesto e 45 su Antonio Moretti. Ascoltiamo le impressioni di Candido Commiato, presidente dell'associazione 00 Cycling, che organizza l'evento. Già le prime due gare hanno avuto molto successo, in primis quella di Castel San Giorgio, la seconda quella di Scafati, sperando che la terza ha lo stesso successo. Il circuito è di circa 10 km e si svolge su un percorso cittadino molto tecnico. Come detto, prima tappa a Castel San Giorgio, seconda a Scafati, Antonio Minichino è il leader, si prevede anche una bella lotta per provare a scalzargli, a togliergli di dosso la maglia, anche se sarà difficile. La lotta, il favorito appunto è Minichino, aspettiamo che vengano altri forti da gareggiare. 00 Cycling come organizzazione, ci saranno anche rappresentanti, anche tu sarai in sella insieme al capitano Alessandro De Feo, il segretario Salvatore Faiella, ci sarà un po' di arancio e nero a colorare questa gara? Certo, ci saremo tutti a partecipare, a gareggiare appunto, e speriamo in una bella gara. Ci siamo concessi anche questa parentesi ciclistica, tanti amici a correre, il leader è Antonio Minichino che ha vinto entrambe le gare di Castel San Giorgio e Scafati, difenderà dunque la maglia di leader della gara che è inserita nel calendario delle attività. Ma quando si scocciano che dicono? Posso dire due palle? Dicono due ruote? Due ruote, ecco, esattamente. E allora passiamo dalle due ruote alle due palle. Mattiello sta informissimissima. Passiamo alla Lega Pro, settimana ricca
soprattutto in casa paganese c'è stato un avvicendamento, risoluzione del contratto anche per il figlio del tecnico Marco Cuoghi, esonerato dalla società alla guida della Paganese. C'è figlio, Andrea d'arte, figlio d'arte nel male a questo punto, no? Se ne va il padre, è costretto ad andarsene pure il figlio. Doveva esserci Campilongo al suo posto, poi non c'è stato l'accordo, arriva Sottil, strappato in extremis all'Agragas. Sottil ha fatto benissimo qualche anno fa con il Siracusa, ha fatto bene col Gubbio, però il materiale al momento è questo e non si può intervenire, a parte che qualche svincolato, non si può intervenire fino a gennaio. È una situazione un po' particolare, come sempre quando arrivano gli esoneri a metà strada tra le due finestre di calciomercato, tante responsabilità cadute sulle spalle dell'allenatore, però come è consuetudine nel calcio non è sempre lui l'unico colpevole. Questo punto c'è da chiedersi, se la Paganese esonera Cuoghi, ben sapendo delle difficoltà iniziali questo tipo d'organico poteva affrontare e ben sapendo il coefficiente di difficoltà generale di questo campionato, se la Paganese esonera Cuoghi vuol dire che vi tiene questa squadra nettamente superiore ai punti conquistati fino ad oggi in classifica, il che mi sembra un tantino eccessivo. E allora andiamo ad ascoltare le prime parole di Andrea Sottil da tecnico della Paganese, le tante parole, mi segnala Enzo Ciancia dall'altra parte, ha realizzato lui le immagini dalla conferenza stampa tenuta presso la sala stampa dello stadio Marcello Torre. Sentiamo. Buonasera a tutti. Niente, che vi devo dire, purtroppo quando ci sono dei risultati negativi finisce sempre che chi paga è l'allenatore. È stato scelto perché conosciamo dove ha lavorato, per quello che ha fatto, per questa piazza abbiamo bisogno di un allenatore carismatico, un allenatore caratteriale, un allenatore che sa trasmettere alla propria squadra quella che è la caratteristica della nostra piazza. Direttore, presidente, due persone veramente in gamba, competenti, molto decise su quelle che sono le loro idee, su quello che c'è da fare, quindi questo mi ha fatto pensare poco nell'accettare, quindi io credo che ci siano tutti i presupposti per fare bene. È una squadra composta da gente esperta, giovani bravi, c'è la possibilità anche di rinforzarla e nella volontà del presidente e del direttore. Quindi ci sono tutti i presupposti per assolutamente risalire immediatamente da magari un inizio non esaltante. Ma le regole di Sottil sono le regole del calcio, ognuno poi lo vede alla propria maniera, cerca di proporre quello che meglio crede. Io credo che ci voglia sempre grande motivazione, grande vigore agonistico, sicuramente organizzazione di gioco, idee chiare. Ma soprattutto credo nell'entusiasmo, no? Soprattutto in questi momenti dove magari i risultati non vengono, si può entrare così in un vortice negativo che poi può interessare un po' tutti, no? I tifosi, la stessa squadra, la società, quindi tutti insieme è importante uscirne, sicuramente abbiamo bisogno del pubblico di Pagani, che è molto caloroso e molto attaccato a questa maglia, soprattutto nelle partite casalinghe, fare di nuovo il forte che questo stadio ha sempre fatto e ricominciare a far punti. Bisogna essere sereni, serenità, ho detto anche oggi ai ragazzi, nella gestione del pallone, quando non si ha la palla bisogna avere la capacità di conquistarla, sempre rimanendo equilibrati. Io credo che si possa fare un buon lavoro. Valuto sempre bene i giocatori che ho a disposizione, quelle che sono le loro caratteristiche. Sicuramente questa squadra secondo me può mutare in questo sistema di gioco, avendo anche delle alternative, perché ci vanno sempre una squadra, magari in qualche momento della partita o in una partita in particolare. La società è assolutamente aperta anche a prendere anche dei rinforzi immediati. È stato un po' di tempo a casa, quindi non vedrò di ripartire, sicuramente si riparte una bella sfida a Cosenza contro una squadra che anche loro non stanno facendo benissimo, ma dobbiamo assolutamente andare lì a fare punti con grande coraggio. A tamburo battente abbiamo ascoltato le prime parole di Sottil, abbiamo visto anche il buon Enzo Ciancio. Stavo pensando, ma finisce per consonante, così abbiamo risolto i problemi a noi meridionali, noi, qualche meridionale tra i giornalisti. Che mangia le vocali finali. Che mangia le vocali finali, come lo puoi chiamare Sottil, spero che non lo chiami Sottilio o Sottile.
Speriamo, Salvo Sottile ce l'abbiamo già, Sottili ecco. Pure fa l'allenatore ex Carpi e via dicendo. Andiamo a dare un'occhiata alla classifica nel girone C di Lega Pro. Benevento e Salernitana al primo posto con 15 punti ciascuno, poi Catanzaro, Juve Stabia, Lupa Roma e Casertana a 14. Ne abbiamo già parlato di questa tutto Juve il blocco delle grandi, tranne Regina e Lecce che sono in ritardo. È l'unica eccezione la Lupa Roma che vincendo l'ultimo turno ha confermato di poterci stare in questo treno delle grandi. Matera e Vigor Lamezia a 12 punti. Le due sorprese. Tante chiacchiere abbiamo speso per Auteri e per Sandro Erra. Lecce a proposito, 11, ma a vedere Auteri venerdì scorso c'era mezza ex Nocerina. Sì, c'era Giovanni Cittadella. Innamorati pazzi ancora. Vincenzo Deligori. L'hanno portato male perché ha perso il Matera. Ha perso la Caserta. Vabbè, diciamo che c'è anche un ottimo rapporto con Giovanni Lombardi, quindi avrebbero vinto comunque. Anche con un pareggio. Lecce quota 11, Regina e Barletta a 8. Seconda metà della classifica, Savoia, Ischia, Foggia e Messina a 7. Melfi 5, la Paganese a 4 punti. Aversa, Normanna e Cosenza a 3. Chiude il Martina con 2 punti. Prossimo turno, ottava giornata, subito Lecce-Casertana. Lecce-Casertana, ma io mi soffermerei sull'importanza di Paganese Cosenza. Assolutamente. Due squadre in difficoltà. Si la Paganese, gioca a Cosenza, ovviamente. A Cosenza, la Paganese ha cambiato, il Cosenza è rimasto Cappellacci, ma comunque annaspa nei bassi fondi. Forse questa è la partita indicativa più di ogni altra, almeno per i discorsi che ci riguardano più da vicino. Poi Lecce-Casertana sarà senza dubbio una bella sfida. La Casertana, le cifre d'attacco parlano chiaro, è una squadra che vede facilmente la porta avversaria. Il Lecce deve dimostrare ancora qualcosa, cioè deve recuperare posizioni in classifica ed è obbligato a vincere. Poi proseguiamo col quadro dell'ottava giornata: Ischia Foggia, Aversa Normanna Melfi, Matera Regina, Juve Stabia Messina, Barletta Benevento, Lupa Roma Martina, Vigor Lamezia Catanzaro, derbissimo. Grande derby di Calabria tra due squadre in gran salute. Derby della statale, no? Appunto, partita aperta a qualsiasi risultato perché appunto si tratta di squadre che viaggiano alla grande. Una sorta di derby dei due mari e chiude il discorso questo Salernitana Savoia che dal punto di vista dell'ordine pubblico potrebbe essere un po' particolare se non altro perché ha prodotto conseguenze che riguardano l'eccellenza. I buoni rapporti loro hanno prodotto complicazioni agli altri, diciamo. Esattamente. Quindi... Maglione col suo antico amore mai realizzato, Salerno, Salernitana, sulla carta è partita da uno fisso, però le ultimissime esibizioni della Salernitana non hanno, oltre a non convincere in pieno, non hanno portato l'intera posta in palio. E quindi chissà che il Savoia non possa sognare di fare qualcosa alla Rechi. Anche perché poi, insomma, alla Rechi qualche risultato, o meglio, per quanto concerne la Salernitana, qualche risultato a sorpresa è arrivato e quindi pronostici aperti anche per Salernitana-Savoia. Ritmi, teniamo i ritmi alti. Sì, sì, come hai detto, a tamburo? A tamburo battente, esatto. Serie di girone H. Stavolta cambiamo, modifichiamo la nostra scaletta per dare importanza al primo successo della Scafatese, la Scafatese di mister Pasquale Esposito, 2-0 con gol al 95esimo a completare una partita disputata. Gol al quinto della ripresa di Natino e al 50esimo della ripresa di Pisani, 2-95 tutti e due a segno. Una partita che ha messo in evidenza dei progressi sul modo di stare in campo, sul crederci di poter far parte di questo campionato. Manca ancora un po' di qualità, soprattutto nella fase offensiva, nella rifinitura della fase offensiva, però era fondamentale vincere. E con morale diverso, con morale alto, la Scafatese si appresta alla difficilissima trasferta di Taranto contro una squadra che è già forte, in settimana si è permesso il lusso di ingaggiare le PA. Tanto per concedersi qualche altra cosina. Siamo in casa, diciamo così, dei dirigenti del Taranto, siamo a Pagani, ho dimenticato di salutare, mio errore grave, di salutare Alfonso Esposito e gli amici di Eurobet Pagani qui in Via De Rosa, ci ospitano per questo quarto appuntamento, a loro va il ringraziamento, ovviamente il rinnovo di un appuntamento per le prossime puntate, per le prossime settimane di Assist. Dicevo. Ma spiegami una cosa, ma hanno fatto una via dietro alla De Rosa? Ma non De Rosa Claudio, no? Non Claudio, no, non no, Paolo, no, un altro De Rosa, questo. Mattiello troppo in forma, oggi Mattiello andrà, Ciancio, gli facciamo l'antidoping a fine. L'antipriming e l'antidoping, vai. L'antipriming e antidoping. Raffaele Natino, intervistato dal nostro Marco Mattiello a margine di un allenamento della Unione Sportiva Scafatese di Mister Esposito. Sentiamo. Raffaele Natino, il primo gol in carriera a un certo livello, un gol che però è pesato parecchio. Sì, ha fatto molto piacere che questo gol è arrivato proprio in un momento di bisogno. Anzi, forse è stato più bello farlo proprio in questo momento, è stato proprio il momento adatto.
Sa, bellissima soddisfazione, sono molto contento sia per me che per la squadra. Inizio di campionato un po' in difficoltà per te, qualche acciacco che ti ha un po' compromesso il rendimento nelle prime partite, però il vero Natino probabilmente usciva fuori dalla distanza. Eh sì, magari, perché proprio il mio forte è la condizione fisica, l'atletismo. Inizialmente ho avuto qualche problema, qualche acciacco, qualche infortunio, quindi sono stato un po' fermo, poi ho ripreso, ora stiamo riprendendo e sto entrando in condizione. Taranto e Cavese, due avversari di primo piano da affrontare una dietro l'altra. Cominciamo dal Taranto, che partita ti aspetti? Aspetto una partita per noi non è importante che abbiamo di fronte. Andiamo in campo come se fossero tutti uguali. Per noi dobbiamo fare la nostra partita al di fuori dell'avversario che abbiamo contro, che sia Taranto o Cavese. Noi ci giochiamo la nostra partita. È passato qualche giorno, però non ci hai detto ancora a chi va dedicato questo primo gol, questo gol così importante. Beh, questo gol io lo dedico alla squadra, che per me è la famiglia, a mio padre che mi segue, a mio amico Antonio Maio che gioca con me, che per me è come un fratello. Mentre diamo un'occhiata a microfoni spenti, alle doti tecniche della dottoressa del Chelsea, Mattia. Volevo completare Scafatese, sì. Manfredonia con un proverbio francese. U buon se scarta pis. Ecco. Relativo al classe 98 Fiore, difensore centrale, guida della difesa 3 del Manfredonia, ha fatto un'impressione straordinaria. Ho letto stamattina che va a provare con l'Atletico Madrid. Eh beh, voglio dire, insomma, il famoso buono che si scarta a pis, poi mica tanto, ecco. Un 98 che va a provare dalla Serie D all'Atletico Madrid, credo sia degno assolutamente di attenzione. Break con i numeri prima di passare a Sarno, classifica del girone H, il Gallipoli non si ferma dopo aver battuto la Sarnese, 15 punti, poi Bisceglie 11, Fidelis Sandria e Rossoblu Potenza a 10, a quota 9 Taranto e Gelbison, pattuglia di squadre a 6, Manfredonia, Pomigliano, Sarnese e Francavilla, Cavese avrebbe 10 punti virtuali con i 5 di penalizzazione, resta inchiodata a 5 dopo il KO di Bisceglie insieme a Monopoli, San Severo e Città di Brindisi, la Scafatese a 4, Grottaglie a 4, ha annullato completamente la penalizzazione, chiudono Arzanese a 2 e Puteolana a 1. Puoi sottolineare che domenica vanno ad affrontarsi le due salernitane messe meglio in classifica, la Cavese che sul campo ha fatto 10 punti, dovrà vedersela in casa con la Gelbison che ne ha fatti 9 e che è una delle sorprese in assoluto della stagione, nessuno pronosticava un andamento del genere alla squadra di Pasquale Logarzo. Sarà una bellissima sfida, la Cavese senza lo squalificato d'avanzo, la Gelbison con 3 uomini guida, uno per reparto, Cacace in difesa, Tricarico al centrocampo e Varviale in avanti, sarà veramente una partita tutta da vedere. Davide Cacace che ricordiamo ai primi passi in Serie D con l'Angri, poi è letteralmente diventato un pezzo pregiato per la Serie D, magari avrebbe meritato qualcosa in più. Sì, certamente, certamente. Bel giocatorino davvero. E allora passiamo a quanto riguarda la polisportiva sarnese che è tornata con le ossa rotte da Gallipoli, però squadra tosta quella gallipolina che ha approfittato delle pochissimissime disattenzioni della sarnese. Tra l'altro sarnese schierata con la novità 3-5-2, un sistema che ha retto fino agli episodi che hanno deciso in negativo la sfida sul fronte sarnese. E proprio sugli episodi si sofferma Ciro Ianniello che abbiamo ascoltato. Il giovane Ianniello, dai 95 ai 40, no, ecco, ai quasi 45. È vecchiarello, Ciro Ianniello, ecco. Però ancora se la difende a denti stretti. Ascoltiamo. Ciro Ianniello, che cosa ha insegnato la terza sconfitta esterna della stagione? Ma insegnato, più che insegnato, direi che ci deve far capire che siamo una squadra che possiamo giocarcela con tutte le squadre. E effettivamente fa male perché il primo tempo soprattutto abbiamo avuto un gran possesso palla e giocato e fatto la partita che volevamo. Ovviamente il secondo tempo una nostra distrazione ha cambiato un poco le carte in tavola e dobbiamo essere bravi ad essere concentrati 90 minuti. Episodi a parte, ha funzionato anche il nuovo assetto tattico scelto per la trasferta, quel 3-5-2 che comunque ha consentito di limitare al massimo le iniziative del Gallipoli e di tenere un buon possesso palla fino a quando l'episodio non ha svoltato la partita. Sì, effettivamente, ripeto, soprattutto il primo tempo, anche come approccio alla partita, è stata la partita che volevamo.
però dobbiamo un poco studiare gli ingranaggi per quello che riguarda la fase offensiva, perché effettivamente noi siamo una squadra che creiamo abbastanza durante una partita. Magari se contiamo le palle gol, ne partiamo sempre da 7-8 palle gol, e invece domenica purtroppo per noi non ci sono state queste occasioni. È comunque un buon modulo che sicuramente il mister penso terrà in considerazione per le prossime trasferte, probabilmente. Però bisogna limare un poco la fase offensiva, ripeto. L'Alzanese sembrava alla canna del gas fino a qualche giorno fa, poi praticamente è riuscita a far risultato, nel frattempo aveva preso qualche altro calciatore importante, quindi sarà un'avversaria certamente da non sottovalutare domenica prossima. Ma al contrario, secondo me, di quello che si dice del campionato pugliese, che c'erano queste 5-6 squadre che puntavano alla vittoria, noi finora un paio ne abbiamo incontrate di queste squadre e di sicuro non ci hanno messo sotto livello anche del gioco, a livello tecnico. Quindi, ritornando poi alle squadre che magari stanno sotto di noi, sicuramente vale lo stesso discorso. È un campionato livellato, Arzanese, la stessa Scafatese che viene da un buon risultato domenica scorsa, sono squadre, nessuno molla, quindi noi dobbiamo fare il nostro cammino e pensare a far risultato domenica per domenica. Abbiamo ascoltato anche Ciro Iannello, Sarnese, che come dicevamo prima, caratterialmente se l'è giocata alla pari con il Gallipoli e è stata quasi perfetta sul piano tattico. È un buon indizio, significa che nonostante la terza sconfitta fuori casa, la squadra comunque fa dei progressi. Ora deve dimostrarli tutti in due partite consecutive in casa, due partite diverse, ma secondo me difficili entrambe. Subito con l'Arzanese, che ha dato segni di ripresa fermando sul pari il Brindisi, cioè l'Andria, da quando ha messo qualche calciatore in più, soprattutto Gatti a centrocampo, la squadra sembra nettamente in fase di rilancio. E subito dopo ci sarà Sarnese-Andria, quindi due appuntamenti casalinghi da sfruttare al massimo, soprattutto per limare quei difetti che invece continuano ad esserci in formato esterno, perché secondo me si tratta di difetti congeniti, non è che vengono fuori solo fuori casa, magari vengono accentuati dalle prestazioni fuori casa, ma qualcosa che non va nella fase passiva, nel senso di concedere troppe occasioni agli avversari, occasioni non chiare, ma occasioni nate da errori propri, va corretto sia in casa che fuori casa. Un'occhiata alla sesta giornata nel girone H di Serie D, Grottaglie Pomigliano, abbiamo già detto di Cavese Gelbison, di Sarnese Arzanese e della gara tostissima per la Scafatese a Taranto. E allora completiamo il quadro: Fidelis Andria Monopoli, Manfredonia Francavilla, Puteolana Bisceglie, Rossoblu Potenza Città di Brindisi, e chiude San Severo Gallipoli. Si gioca anche qui a porte chiuse, l'amico Willy Carotenuto ha di che rammaricarsi per i risultati del suo San Severo, però soprattutto si gioca senza dirigenza, perché la dirigenza del San Severo è quasi tutta da spata per gli episodi di qualche domenica fa. Volevo, prima di passare all'altro girone, volevo dire che si gioca nel campionato juniores il derby scafatese-sarnese, si gioca sabato pomeriggio a Scafati. E volevo sottoporti una questione che è nata dalla scorsa partita della Scafatese, tu che ami tanto gli arbitri. Sì. È finita a Sorrento 9-2 per il Sorrento contro la Scafatese. Tutti i dirigenti e gli addetti ai lavori hanno visto 9 gol del Sorrento, l'arbitro nel suo referto, che poi ha omologato il risultato, ne ha visti 8. Dallo spray della Serie A al pallottoliere, della Juniores, sempre il pallottoliere praticamente a qualche arbitro. Vabbè, gli sarà sfuggito qualcosa, una X tra i gol e col minuto, insomma. Vabbè, lasciamo stare gli arbitri, che ne abbiamo visto, che ne abbiamo parlato abbondantemente. Fulminei nel girone I di Serie D, Torrecuso capoclassifica con 13 punti, a seguire Interreggio Leonfortese Acragas a 10, Lunga pattuglia a 7, Frattese, Rende, Marcianise, Agropoli, Neapolis, Mugnano, Tiger Brolo e Roccella, a quota 6 la Battipagliese, Nuova Gioiese, Comprensore Montalto e Due Torri a 5, a chiudere Noto, Sorrento e Orlandina a 3, derbissimo Battipagliese, Agropoli, anche sul piano dell'ordine pubblico e del momento diverso delle due squadre. Battipagliese comincia a fare risultati veri, cioè non il solito pareggio, ma ha cominciato a vincere fuori casa, mentre l'Agropoli stenta ancora, pareggio in casa, contestazione strisciante verso Pirozzi. Stiamo guardando intanto in sovraimpressione anche il prossimo turno nel girone I di Serie D, con il solito giornata.
il solito vessicchio che vuole Zé Maria, non Alfonso Cerrato, ma il vero Zé Maria alla guida dell'Acropoli. Esatto. Partita verità per Giglio Piozzi. Assolutamente sì, dunque abbiamo dato anche un'occhiata mentre il buon Mattiello ci illustrava i contenuti di Batti Pagliese Acropoli. Passiamo al salto in eccellenza, parliamo di una cosa nuova, Nocerina che gioca a porte chiuse a Campagna. Ma va? Porte chiuse. Ormai quarta partita consecutiva. I passaggi autostradali, le coincidenze, sabato pomeriggio si gioca Salernitana, Savoia, hanno sconsigliato qualsiasi velleità di assistere alla partita per i tifosi della Nocerina. Facciamo un sondaggio, vediamo tra i nostri telespettatori chi suggerisce una scusa nuova per chiudere le porte alla Nocerina. La chiena di Campagna, perché ha dei problemi idrici che possono riversarsi sulla popolazione. Campagna che invece anticipa il sabato sfruttando la coincidenza favorevole della partita campo fuori casa della Salernitana Beretti, che di solito occupa quel campo il sabato. Due squadre diverse, Campagna attento alla fase difensiva ma completamente a bulico fino ad oggi in avanti, perché Montaperto al rientro dopo l'ennesimo turno di squalifica fin qui non ha mai segnato. Nocerina che produce tanto e magari sbaglia qualcosa dietro sulle poche iniziative avversarie durante la partita, produce tanto ma segna ancora poco rispetto a quel che produce. Nella fattispecie, nell'occasione della partita di sabato, quasi certamente non ci saranno Arena e Della Femmina, sostituiti da D'Amato e da Borsa, due assenze per acciacchi muscolari, particolarmente pesante quella di Della Femmina a centrocampo. Assolutamente, poi rientrerà il Baby Esposito che è tornato, che può essere l'alternativa ad Albano. Esatto, dalla vacanza studio, chiamiamola così, in Inghilterra. Un mese di stop per lo sfortunatissimo Vincenzo Ferraioli per fattura del radio. E allora noi ascoltiamo tutte le ultime novità dal servizio di Marco Esposito, vediamo. La Nocerina, dopo aver ottenuto la terza vittoria stagionale, rifilando il poker al fanalino di coda Massalubrense, ha ripreso gli allenamenti in vista del prossimo impegno di campionato. Rossoneri che saranno impegnati in trasferta contro il Campagna del bomber Sassà Montaperto, al momento fermo a quota 3 punti e alla ricerca della prima vittoria stagionale. Una partita che sa anche di derby, visto che il titolo dei Salernitani è il famoso Città di Acropoli, quello che poteva essere della nascente società Città di Nocera. Ma tornando a parlare di calcio giocato, le quattro reti realizzate sabato pomeriggio dalla squadra di Mr. Quinscuolo testimoniano come la fase offensiva non sta risentendo della mancanza di un vero bomber, visto che il reparto con 10 gol realizzati è il migliore del girone. C'è da registrare invece la fase difensiva, che soffre molto ed è, con le 7 reti subite, una delle peggiori del torneo. Non arrivano buone notizie dall'infermeria, con le situazioni che riguardano il terzino Arena e il centrocampista Della Femmina, entrambi alle prese con problemi fisici e quindi a serio rischio per la trasferta di Campagna. In tal caso il tecnico dei rossoneri potrebbe pensare ad un cambio di assetto e quindi un passaggio dal 4-4-2 al 4-3-3 con l'utilizzo di Borsa in mezzo al campo e D'Amato sull'esterno. Confermato invece l'infortunio per il giovane Vincenzo Ferraioli, che ha riportato una frattura al radio e dovrà rimanere fuori dai campi di gioco per circa un mese. Per quanto riguarda la situazione dei tifosi, sembrerebbe che la prefettura stia valutando la possibilità di giocare nuovamente a porte chiuse. La preoccupazione degli organi competenti riguarda infatti la presenza per sabato pomeriggio del derby tra Salernitana e Savoia, e quindi si cercherà di evitare un incrocio pericoloso tra le tifoserie. Una situazione questa che penalizza ancora una volta la tifoseria rossonera e che al più presto dovrà essere risolta, visto le ripercussioni negative sulle prestazioni della squadra. Un'occhiata rapida alla classifica dopo le ultime novità dal telefonico Marco Esposito. Manco si è attrezzato, no? A breve stiamo lavorando per voi. Sant'Agnello a quota 15 punti a punteggio pieno, Scafatese 1922 e non 1922 punti, attenzione. Ha già vinto, per enorme distacco sulla concorrenza. Scafatese Forza e Coraggio a quota 11, Nocerina e Mariglianese. Ma Scafatese Forza e Coraggio, ha detto. Sì, è un incitamento. Mariglianese e Nocerina a 10, Gragnano e Palmese a 8, San Tommaso e Faiano a 7 punti, Sant'Antonio Abate, Valdiano e Real Vico a 4. Real Vico che ha preso una sonora scoppola mercoledì in coppa contro la Turris, contro le riserve della Turris. I titolari del Real Vico ne hanno rimediati Ascione, 5. Ascione. L'avvocato, la nostra avvocato Ascione. Campagna a quota 3, Real Pontecagnano, Vissariano e Declanesi a 2, Massalubrense a 0. Gli asterischi si riferiscono ovviamente alle squadre che hanno già osservato il proprio turno di riposo.
ha già riposato, o meglio riposerà in domenica, questo weekend, la Scafatese del tecnico burbero, chiamiamolo così, Gigi Incinti. Che ha giocato una grande partita sabato col Gragnano, una partita che meritava di vincere, che invece il Gragnano è riuscito a pareggiare proprio in extremis con un gol di Martone. Un 2-2 che sta stretto alla Scafatese, ma che continua a soffrire dell'assenza di un vero attaccante là avanti, perché grazie a Teta, grazie alla partenza felice di un mediano che ha trovato già due volte la porta come Spasiano, è in grado di produrre parecchie occasioni per andare a segno. Beh, il presidente Cesarano, l'abbiamo ascoltato nei giorni scorsi privatamente, il fashion presidente Cesarano, ha promesso, insomma, ha detto, ha rassicurato tutti che, insomma, l'occhio vigile sul mercato. Lui vuole un Fabio, ma a voi capire se riuscirà a prendere Lupacchio o De Luca. Cerca, dice, un Fabio, esattamente. De Luca aspetta ovviamente una chiamata anche magari dalla Serie D, e giustamente dico io, però insomma questo amore sviscerato e irreciproco con la piazza, con Cesarano e sì. De Luca e sullo stesso, la stessa dirigenza di Patron Cesarano potrebbe poi portare a questo matrimonio d'eccellenza, tanto per essere in tema, per una Scafatese che con un De Luca in squadra potrebbe diventare, sì, con un attaccante di quel genere sarebbe da primato, assolutamente sì. E allora andiamo ad ascoltare quanto ci dice il leader della Scafatese, Angelo Mario Teta, protagonista di, su punizione, non solo, di questo avvio di stagione. Se riesco a restare vivo prima del lancio dell'intervista, l'ascoltiamo, fatta da Vincenzo Cavallaro, grazie. Angelo Teta, ormai sempre più simbolo di questa squadra che si trascina con le vittorie, tralasciando il pareggio con il Gragnano, però sta facendo sempre meglio questo canarino. Sì, ma poi viviamo e vivremo partita per partita, è una squadra che può crescere ancora, un gruppo forte, lo sta dimostrando già dall'inizio, e vogliamo continuare su questa strada sicuramente. Ma dopo la maledetta di Pirlo, cioè la maledetta intesa come traiettoria su punizioni di Teta, ormai hai una performance straordinaria, ma come fai? Ma speriamo che sia sempre così, E anche negli anni passati mi è capitato spesso di fare qualche punizione del genere. E c'è l'esperienza di una vita calcistica e c'è tanto allenamento dietro, quindi la domenica la concentrazione è giusta, e anche il pizzico di fortuna che ci vuole sempre in ogni caso. Volendo trovare qualcosa a questa squadra, rischia di rimanere un'opera incompiuta, tra virgolette. Lì davanti si è creato ancora tanto, addirittura la partita poteva essere chiusa con uno scarto maggiore, però è mancato il centravanti d'area di rigore. No, questo è l'ultimo dei problemi e l'ultimo dei pensieri, perché come hai detto tu, creare tanto, sì, raccogliamo poco al momento, ma l'importante è creare, dovevamo preoccuparci di più se le occasioni non arrivavano, invece costruiamo tante palle gol, significa che c'è un'ottima mano dell'allenatore, c'è, ti ripeto, un grande gruppo e in campo si va uniti e l'unione fa la forza. Ultima cosa, abbiamo visto a fine gara il pareggio con Gragnano, che comunque è positivo, però abbiamo visto te che vedeva più il bicchiere mezzo vuoto, si poteva centrare l'obiettivo intero dei 3 punti. È ovvio, il drammatico c'è tuttora, anzi dopo 3 giorni dalla partita parliamo ancora del risultato, perché andare a casa con un pareggio dopo quello che abbiamo dimostrato in campo penso sia stato un bottino misero. Però cercheremo di rifarci lungo e proseguo. Ce l'ho fatta, Mattiello, grazie ai tuoi interventi medici. No, attenzione. Ricoverato per tosse convulsa, fuori età. Fuori età soprattutto. Prossimo turno del girone B di eccellenza, detto della Scafatese che riposerà, e della Nocerina che giocherà fuori casa sabato a porte chiuse col Campagna. Il quadro prevede Bissariano, Sant'Agnello, partita semplicissima almeno sulla carta per la capolista, Real Vico, Valdiano, Sant'Antonio Abate, Faiano, Real Pontecagnano, Mariglianese, Massa Lubrense, Palmese, Eclanese, San Tommaso e Libertas Gragnano, Forza e Coraggio, che dovrebbe essere la partita della settimana tra Forza e Coraggio, che ha rallentato un po' pareggiando con il Real Pontecagnano, e il Gragnano che invece ha preso più del dovuto, più di quel che aveva meritato a Scafati. Saltiamo nel girone B di promozione, dove abbiamo tanto materiale che ci riguarda. Partirei con la Propaganda, che si è ripresa dopo la doppia battuta a vuoto, vittoria di misura, però vittoria che poteva essere molto molto più larga.
È somma che fa il totale, via. Stavolta non è stato lui però, abbiamo anche sfatato questo tabù di somma, unico goleador della Propagani. Allora, in proposito, è tra le domande questa che ho posto al mister Michele Amato, ascoltiamo. Si è cancellato il periodaccio delle due sconfitte consecutive, finalmente torna anche un pizzico di morale in più. Allora, sai, ci sono state, le due sconfitte sono state immeritate, quella là con la Santa Maria e la Carità, una partita dove stavamo giocando abbastanza bene e una decisione cefalotica dell'arbitro che ha dato un rigore nettamente fuori l'area, l'espulsione che ingiusta ha cambiato la partita. Nonostante tutto la squadra ha creato le sue palle gol nel secondo tempo, non siamo riusciti a pareggiarla. L'altra domenica a Poggio Marina per 70 minuti abbiamo tenuto bene il campo, avevamo la partita in pugno, poi abbiamo avuto delle defezioni durante la partita, dei ragazzi con i crampi, ci sono stati dei cambi, i cambi non ci hanno dato quella risposta che ci attendevamo, in 10 minuti abbiamo avuto 3 gol. Domenica la squadra ha giocato bene, ha creato parecchie palle gol, l'1-0 ci è stato stretto, però fa morale e pian piano dobbiamo risalire la china. Due fattori importanti, l'innesto di Violante che ha dato sicuramente grandissima qualità al centrocampo e poi abbiamo anche sfatato il tabù della Propagani somma dipendente in zona gol. Sì, Salvatore è un ragazzo che ha giocato con me ad Ariano e conosco abbastanza bene e ci ha dato quell'esperienza che mancava alla nostra squadra, ha dettato i tempi e ha fatto una grossa partita e della sua esperienza ne ha risentito il centrocampo. Abbiamo sfatato il tabù di somma, anche se gli devo tirare un poco le orecchie perché deve capire che deve giocare per la squadra, perché il gol viene da solo, non deve cercare a tutti i costi la rete, perché sull'1-0 siamo andati parecchie volte in contropiede, 3 contro 1, 5 contro 2 e non ha passato palla e gli devo tirare le orecchie. Ha fatto gol il ragazzino 97 che sta facendo un grosso campionato, non solo, sono molto soddisfatto degli under dei 95, dei 96, dei 97 che stanno facendo un grossissimo campionato. Prossimo turno Barano, una macchina da gol, però come voi non conosce mezze misure, o si vince o si perde. Sì, il Barano sono già diversi anni che sta sempre all'apice in queste categorie, specialmente in casa sono molto temibili, hanno un passo in più rispetto agli avversari, anche se fuori casa hanno grossi problemi, però in casa sono molto, molto temibili e già stiamo vedendo di prendere le dovute precauzioni per domenica. Infatti domenica bel banco di prova che ci può dire quale sarà il nostro campionato. Propagani che dovrà affrontare il Barano, due squadre come abbiamo sentito che non conoscono mezze misure, o vincono o perdono. Eh sì, sarà un sabato da trasferta isolana, con questo sole, con questo mare, io credo che, però che non siano agita, io credo che la Propagani possa tornare a casa con qualcosa. Si sono ripresi, anche il mister ha sottolineato l'importanza dell'innesto di Violante là in mezzo, una squadra che sta ritrovando gradualmente quello che era il carattere iniziale. Sì, Violante ha già incominciato a dare qualcosa, secondo me può dare tantissimo, un numero di esperienza a centrocampo, capace di risultare determinante sia in fase di interdizione che di impostazione, con lui si è fatto un grosso passo in avanti. Passiamo alla sorpresa del girone, questo Castel San Giorgio che... terza vittoria consecutiva. Stavolta di prestigio però. Stavolta di prestigio, stavolta tutto merito di Ciro De Luca, un napoletano che ha accettato Castel San Giorgio per ragioni sentimentali. Diciamo, quando si dice ragioni sentimentali spiega è fidanzato con una ragazza di Castel San Giorgio. Oh, amen. Amen. L'anno scorso giocava al Faiano, è stato anche a Scafati, è stato con... con lo Squillante a San Nicola la Strada, insomma uno capitato per caso a San Giorgio, che però può dare tantissimo a questa squadra. Ha tanta Serie D nelle gambe, ha qualche apparizione anche tra i professionisti, per noi l'ha intervistato Massimiliano Liberti, sentiamo. Quanto è importante Ciro De Luca per questa squadra? No, io credo che è importante tutta la squadra, tutto lo staff, tutto il lavoro che si fa, se si sta uniti, si è umili,
ci sarà sacrificio, sicuramente si farà bene. Quindi non c'è qualcuno importante o meno importante, è importante il Castel San Giorgio. Questa squadra sta avendo una successione di vittorie consecutive, l'ultima che ha sorpreso anche i più ottimisti. Questo può un po' rivalutare gli obiettivi stagionali? No, io credo che qui c'è una mentalità che pensiamo partita dopo partita, poi alla fine tireremo le somme, vediamo che si raccoglie. Fatto sta che stiamo seminando bene, stiamo raccogliendo qualcosa di buono, speriamo di continuare a seminare così. Cosa manca ancora a questa squadra per poter ambire ai primi posti? Io credo che la medicina di questa squadra sarà solo, ti ripeto, sacrificio, stare uniti e niente, andremo avanti con le nostre forze e con il nostro gruppo, come già ti ho spiegato, con il sacrificio e con il lavoro in campo. Domenica c'è la capolista, diciamo un esame di maturità per il San Giorgio, come vi approcciate a questa partita? No, noi dobbiamo andare là a fare la nostra partita, senza timore, senza paura, con le nostre cose che facciamo durante la settimana, che il mister giorno per giorno ci trasmette, e cerchiamo di metterle in campo. Poi alla fine tireremo le somme. E allora andiamo avanti con la classifica del girone B di promozione. Piemonte capolista a 12, come detto, Castel San Giorgio seconda forza di campionato. E subito scontro diretto, ecco. Assolutamente sì, contro l'Oratorio Don Guanella, Juve Poggio Marino 8, Real Sant'Egidio e San Vito Positano a 7, Barano, Santa Maria La Carità, Costa d'Amalfi e Propagani a 6, Neapolis Camaldoli quest'altra, Real Poggio e Alfaterna a 4, Florigium 3, Mari 1, chiude la Boys Pianurese a 0. Giornata positiva quella scorsa per tutte le squadre nostrane, anche l'Alfa, anche per la, cioè, perfino l'Alfa Terna, perfino l'Alfa Terna, finalmente, ecco, ha trovato la via della rete, si è sbloccato Carmine Molisse, che è esultato moderatamente urlando per 50 metri correndo verso la panchina. Contro Billone Monti no, eh? No, non contro, no, Billone Monti, anzi un signorone, tra l'altro abbiamo fatto anche due chiacchiere con il tecnico Billone Monti, che si è ritrovato su una panchina di promozione perché, come sottolineava lui, non è uno che porta sponsor, è uno che non vuole farsi fare la formazione dal presidente o dal direttore sportivo, e si è ritrovato abitando e lavorando. Io credo di trovare una via di mezzo, se la faccio fare lo sponsor la formazione, volendo, ecco, anche potrebbe essere un'idea. No, Billone Monti non è tipo del genere. Tra l'altro suo figlio gioca brillantemente in Serie D a Torrecuso, Vincenzo Monti, ex sarnese. Billone Monti, che ha dovuto incassare questa sconfitta di misura contro l'Alfa Terna, qualche progresso, anche se Massimiliano Aliberti ha tirato fuori qualche frecciatina, qualche ulteriore frecciatina alla squadra, sperando che possa essere da pungolo per fare ancora meglio. Ascoltiamo. Una sola vittoria dopo 4 giornate, 7 gol subiti ed uno solo realizzato. Questo è il magro bottino racimolato finora dall'Alfa Terna, che dopo un inizio rilento pare in ripresa, come dimostra la prima vittoria in campionato, seppur di misura e contro la formazione, il Florigium, non irresistibile. Ciò che più preoccupa è la mancanza di lucidità in chiave offensiva, con il solo Carmine Molisse a fare sportellate contro le difese avversarie. Le assenze tra infortuni e squalifiche di giocatori chiave come Andrea Moscarillo e Anthony Molisse sono attenuanti troppo deboli per giustificare l'assenza di fantasia ed imprevedibilità di una squadra che troppo spesso si affida ai lanci lunghi, invece di sfruttare un centrocampo dotato di piedi buoni e tecniche sufficienti per supportare al meglio l'attacco. Le note positive per Mr. Sellitti provengono dal reparto arretrato, che, dopo la scoppola subita in trasferta contro il Barano, sembrerebbe essersi rassestato. Ciò che però resta ancora un rebus per la squadra nocerina è la giusta collocazione in campo dei vari under, quali Fiumara, Robustelli, Esposito e Manzi, apparsi in difficoltà durante le prime uscite, ma nonostante ciò recentemente convocati per uno stage con la rappresentativa regionale Juniores. Il prossimo turno contro il Costa d'Amalfi del Bomber Quisquoli certificherà se i progressi visti domenica saranno confermati e se questa squadra ha le carte in regola per raggiungere il prima possibile la salvezza. E perché no, obiettivi più importanti. Abbiamo ascoltato anche il servizio relativo alla situazione in casa Alfa Terna, dopo andremo a dare un'occhiata anche al prossimo turno. Real Sant'Egidio, Real Sant'Egidio che è tra coloro che sono sospesi in questo campionato. Qua dobbiamo salutare Costantino Napotano, stavolta non per sfotterlo, perché si è fatto male, infortunio alla caviglia sabato scorso. Costantino, ti vogliamo presto in campo per sfotterti, ovviamente. Ovviamente per sfotterti, magari poi vieni a raccogliere direttamente gli sfottò in studio da noi. Problemino in attacco, non solo quello relativo a Costantino Napotano, visto che c'è anche Tortora squalificato. Eh sì, è praticamente i due calciatori più rappresentativi indisponibili. Sarà un bel problema per Fontanella, che oltre a Perito dovrà inventarsi qualcosa di alternativo. Due le soluzioni alternative, le ascoltiamo nel servizio di Carmen Della Mura.
Il pareggio esterno contro il Real Poggio ha rappresentato per il Real Sant'Egidio una piccola iniezione di fiducia, dopo l'ingiusta sconfitta casalinga subita nel turno precedente contro la capolista Piemonte. Dopo essere passati in svantaggio nella prima frazione di gara, i ragazzi di Fontanella hanno agguantato il pareggio al 59esimo, con Piero Pisapia direttamente su calcio di punizione. Il punto conquistato ha permesso al Real Sant'Egidio di raggiungere quota 7 in classifica e di restare agganciato alla zona playoff. Archiviata quindi la gara contro il Real Poggio, la preoccupazione principale di questi giorni riguarda la formazione da schierare contro l'Oratorio Donguanella. Sabato, infatti, mister Fontanella dovrà fare i conti con due pesanti assenze in attacco. Mancherà il capitano Salvatore Tortora squalificato e l'altro attaccante Costantino Napodano, fermo ai box per problemi a una caviglia. Due assenze importanti per la squadra di Sant'Egidio, sia per l'apporto fornito finora dai due calciatori in termini rispettivamente di reti realizzate e di assist in zona gol, sia perché l'Oratorio Donguanella è la seconda forza del girone con 9 punti in classifica. Squadra tosta quella di Scampia, reduce dal tris rifilato al Costa d'Amalfi la scorsa settimana. Di Sarra potrà contare in prima linea sulla buona vena del bomber Mazzucchiello, salito a quota 4 reti con la doppietta rifilata ai costieri pochi giorni fa. Sul versante opposto, Fontanella potrebbe effettuare una variazione tattica passando dal 4-3-3 al 4-4-2, affiancando Giovanni Ferraioli al giovane Perito in prima linea e modificando l'assetto del centrocampo. Oppure potrebbe riconfermare il tridente offensivo, schierando in campo il baby Fiamma insieme ai fratelli Ferraioli. Lo stesso sabato Fiamma, insieme all'altro under classe 97 Vincenzo Matrone, è stato convocato per un primo stage con la rappresentativa regionale Juniores. Un'informatissima Carmen Della Mura che si lancia anche in analisi tattiche 4-4-2, 4-3-3 per mister Fontanella. Che aspetti a non invitare? Carmen, ti tocca venire in studio, altrimenti Mattiello mi caccia via dalla trasmissione e se la conduce tutto da solo. Quinta giornata nel girone B di promozione. Florigium San Vito Positano, Juve Poggio Marino, Santa Maria La Carità, gara interessantissima questa. Boys Pianurese, Real Poggio, Piemonte, Castel San Giorgio, Real Sant'Egidio, Oratorio Donguanella, Neapolis Camaldoli contro il Mari, poi Barano, Propagani e Costa d'Amalfi, Alfa Terna. La classifica l'abbiamo letta prima, saltiamo nel girone D di promozione, dove è impegnata per quanto ci riguarda la Sola Rocchese. Partiamo con la classifica: Real Stella e Giffonese a quota 10, si rallenta in vetta Marco. Gran sorpresa Real Stella, la squadra del quartiere Stella di Battipaglia, neopromossa e viaggia con gli stessi punti della Giffonese. Squadra che l'anno scorso ha perso tra l'altro in Coppa Campania contro la Sianese in semifinale. Calpazio e Temeraria San Mango quota 8, Intercasali e Bolitana e Volcei a 7, Picciola a 6, Cilento Santa Maria a 5, Poseidon e Rocchese a 4, Sassano, Real Agropoli, Real Aversana 3, chiudono Real Bellizzi e Olympic Salerno a 0. Ovviamente Sassano ed Ebolitana hanno una partita in meno perché la gara di domenica scorsa è stata rinviata per il lutto che ha colpito la città di Sassano, il paesino del Vallo di Diano, e dunque si è deciso per il rinvio a data da destinarsi del match prima del prossimo turno. Rocchese che si è finalmente sbloccata, ha tolto lo zero dalla casellina delle vittorie, si è sbloccata alla grande con gli attaccanti, due gol di Belcove, assegno anche Cito, Giovane Mandara, partita mai in discussione, quindi diciamo il viatico giusto per questa trasferta, come si dice in gergo, a Calpazio, per chi non è avvezzo a questi particolari. L'inaugurazione della goleada è arrivata da uno di quelli che io punzecchio sempre perché è un bravo ragazzo, è un amico, è un uomo spogliatoio, di quelli che ti servono per tirare sul però morale del gruppo. Meritava qualcosa in più della promozione, Fabio Amodio qualcosina assolutamente in più meritava. Assolutamente sì, Fabio è uno che si è dannato l'anima. Partita perfetta lì a centrocampo tra lui e Davide Di Libero, credo non abbiano, anzi sono sicuro, non hanno commesso alcun errore di alcun tipo, sia in fase di costruzione sia in fase di costruzione. Questo è importante, soprattutto in questa fase caratterizzata dall'assenza perdurante di Francesco D'Amico. A centrocampo la coppia Amodio Di Libero, se sale ulteriormente di rendimento, può fare la gioia di Liguria. Ecco. Francesco D'Amico che si opererà settimana prossima, quindi auguri di rapidissimo ritorno in campo a Ciccio, elemento sicuramente di lusso per la categoria, viste anche i suoi trascorsi in eccellenza e Serie D. Ci sarà da verificare anche la condizione di Pasqualino Angrisani, che sabato avrà il consulto medico definitivo per capire l'entità del problema al menisco. Ultima giornata di assenza per il capitano Cristian Desio, che finalmente potrà rientrare, quindi insomma ci sarà un po' di bisognerebbe stringere i denti e portarsi almeno il pari da
Calpazzo, sì. Anche perché, come ascolteremo tra poco il buon Fabio Amodio, la Calpazzo è una sicuramente delle squadre più attrezzate del girone. Sentiamo Fabio. Un inizio non troppo esaltante, domenica la prima vittoria, un 5-0, adesso inizia il vostro vero campionato. Sì, diciamo che nonostante l'inizio un po' in sordina, il nostro obiettivo è sempre lo stesso, non è cambiato. Abbiamo vinto domenica 5-0, ma sappiamo che domenica ci aspetta un altro scontro diretto, perché la Calpazzo è una signora squadra, se non la migliore del girone. A proposito del prossimo incontro, che squadra pensi vi troverete di fronte? Come ho appena detto, secondo me è la migliore, la più quotata per vincere questo campionato. Però noi cercheremo di fare la nostra partita e di cercare i tre punti anche lì, perché non possiamo più sbagliare. Questo inizio ha sorpreso un po' tutti, cosa è mancato? Io penso che sono stati più gli episodi che ci hanno danneggiato, perché fisicamente sia con le Bolitana, soprattutto con le Bolitana, giocando per più di un'ora in un in meno, non abbiamo preso gol. Quindi penso che gli episodi ci hanno condizionato, sia con le Bolitana che con la Giffonese, che abbiamo fatto un autogol e abbiamo giocato un'altra partita in inferiorità numerica. Domenica scorsa hai aperto le marcature, pensi ne farai altri durante il campionato, anche se non è questo il tuo ruolo nella squadra? No, no, io, il mio obiettivo non è questo, sono più contento che si sono sbloccati Bomber, Citro e Belcore, spero che non si fermano qui. Quinta giornata nel girone di promozione, temeraria Real Aversana, abbiamo detto Calpazzo Rocchese, gara tosta per i ragazzi di Giovanni Liguori, Volcei Cilento Santa Maria, Real Agropoli Olympic Salerno, Real Stella Battipaglia contro Real Bellizzi, derby praticamente tra città confinanti, e Bolitana Intercasali, Giffonese Sassano e Picciola Poseidon. E allora adesso io credo di zittirmi tranquillamente, sì, ti lascio la parola perché... Giusto due o tre minuti per dedicarci alla promozione, alla prima categoria. Per fare gli auguri alle squadre dell'Agro che partono per l'avventura in prima categoria. Il pallone Scaramanzia in bocca al lupo e non auguri, attenzione, qua ci linciano. Sono poche quest'anno, ma speriamo che riescano a farsi valere: la Scafatese San Vincenzo Unitis, il Brasiliano, la Sarnese Intercampania e il San Giglio. E poi tra sabato e domenica partono i campionati regionali allievi e giovanissimi. Qui le squadre dell'Agro sono parecchie. Ricordiamo velocemente tra gli allievi regionali: Paganese, Scafatese 1922, Sarnese, Atletico Agro, Salernitana, Alfaderna, Pollese. No, qua, allora, rifacciamo. Qui c'è un altro casino esagerato tra titoli e cose. Rifacciamo, diciamo tutte le Salernitane e poi voi vi scegliete quelle dell'Agro. Perché, esatto. Allora, Paganese, Battipagliese, Scafatese 1922, Spessa, Agropoli, Sarnese, Albacavese, Cavese, Atletico Agro, Grimaldo, Pollese, Valdiano, Salernitana, Alfaterna, Scafatese, Bolitana, Toia, Valentino Mazzola, Provelia, Comunale Fisciano e Picenzia. Invece nei giovanissimi regionali ci saranno San Marzano, Vigor Velina, Asso Calcio Salerno, Spes, Calcio Sarnica, Belardi, Indomita, Feldi Eboli, Atletico Agro, Picenzia, Sporting Vietri sul Mare, Madonna dei Bagni, che non è una cosa blasfema, ecco. Esatto, non è una squadra di Scafati, Piccolo Stadio, che non è offensivo per nessuno, ma è una squadra di Cava, Cavese, Primavera, Provelia e gli amici della Virtus Nocera. E insomma, tanta gioia di giocare per questi ragazzini che sperano ovviamente di poter spiccare il volo nel calcio che conta. Noi promettiamo anche qualche invasione tra le società nostrane, le società dell'Agro. Appunto sottolineare una curiosità: riapre finalmente il campo di Brasiliano di De Crescenzo, che ospiterà come prima partita quella del San Marzano, che invece non ha campo ed è costretto ad andare momento a Brasiliano per la partita dei giovanissimi regionali. De Crescenzo che inaugura il manto sintetico, dovrebbe essere tutto pronto insomma per questa benedetta riapertura. Una struttura in più per i giovani dell'Agro e per chi fa calcio dilettantissimo. In attesa di Rocca Piemonte, in attesa di Castel San Giorgio e allargandoci in attesa anche Mercato di questo superga di San Severino, che giace inutilizzato lì, non si sa per in attesa di mettere a posto Angri ad esempio, che in condizioni precarie, insomma c'è ancora da fare l'impiantistica. Poi un giorno parleremo anche del palazzetto dello sport, prima o poi, quando riusciremo a capire quando sarà aperto. Siamo al miliardesimo rinvio, ma sì, la prima pietra nel 1981, una cosa del genere. Io avevo solo due anni all'epoca, è qualcosa da Striscia la Notizia, chiama i tuoi amici, ecco. E Brumotti penso che abbia già dato, ecco. Cose, allora a luglio eravamo quasi pronti,
quasi pronti perché il parquet era steso, erano state adeguate anche le misure agli standard per manifestazioni nazionali e internazionali, mancavano le suppellettili, mancavano le attrezzature da gioco per basket, pallavolo e via dicendo, però poi da lì stop. Abete l'hanno già picchiato qualche volta, Tavecchio quando? Lasciamo stare, non inneggiamo alla violenza, altrimenti qua ci querelano, ci pigliano con la prova TV, ti squalificano. E se la piglia con Pimpalumpa poi. Ecco. Esatto, no vabbè, questi sono altri discorsi. E allora, abbiamo completato questa puntata in stile Formula 1, questo quarto appuntamento di Assist. Io tengo a ringraziare di nuovo gli amici di Eurobet Pagani in Via De Rosa, l'amico Alfonso Esposito che ci ha dato ancora ospitalità per la seconda volta. Grazie a te Marco, grazie a tutti i colleghi giornalisti che hanno dato il loro contributo a questa trasmissione. In ordine sparso Vincenzo Cavallaro, Carmen Della Mura, Marco Esposito, Massimiliano Aliberti, Tenò. No, perché... I tecnici Enzo Ciancio, Roberto Tartaglia, Angelo Falcone, al quale abbiamo demandato praticamente quasi tutta l'opera di montaggio dei servizi, Francesco Stanzione e via dicendo. Io vi rimando. E anche, come si diceva una volta, al datore luci, ringraziamenti. Al datore luci, esattamente, luci che ci hanno sparato dritte negli occhi questa settimana. Vi rimandiamo alla prossima settimana con Assist, tutto il calcio di casa nostra. Arrivederci. Arranca por la derecha del genio del fútbol mundial. Y es el centro de la tercera por la derecha siempre va a la bola.